Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al lancio di Bernafon Alfa. Questo momento è estremamente importante per Bernafon perché Alfa rappresenta un salto in avanti notevole in quella che è l'evoluzione audiologica e tecnologica del portfoglio prodotti di Bernafon. Lo vedremo nelle presentazioni che seguiranno che Bernafon Alfa introduce un modo nuovo e innovativo di andare a gestire i suoni nell'ambiente. Rappresenta quindi un modo nuovo ed unico di sentire. In questo viaggio non sono solo, sono con me tutti i colleghi delle vendite, del marketing e della formazione. Prima però di addentrarci in quelli che sono, diciamo così, i meandri di questo nuovo prodotto, eh, ho il piacere di girarvi quelli che sono i saluti del nostro Presidente Bernafon, Eric Spar. Abbiamo avuto modo di conoscerlo eh, in altre occasioni, oggi purtroppo non poteva collegarsi online, ma ha tenuto molto a preparare un video di saluto e quindi chiedo gentilmente alla regia di lanciare il video. Dear Bernafon customers, ladies and gentlemen, First, I wish you all the best for the new year 2021, a year in which we hope, at least in the second half, that we can live our normal life again, privately and in business. I'm talking to you from the Bernafon headquarters here in Bern, and together with my colleagues, I wish you an exciting virtual launch event covering our next flagship product, Bernafon Alpha vernafon alpha is the industry's first hearing aid with hybrid technology and it is indeed inspired by the best. the new product offers an incredible sound experience and a fantastic feature portfolio. my colleagues will explain you all the details about the new product and i just encourage you to try it out. the new product, and i guarantee you, will surprise you and most importantly, your customers one more important thing bernafon is celebrating its 75th anniversary in 2021 since 1946 bernafon hearing aids helped millions of people to hear and communicate better not many of the still active hearing aid brands in our industry can look back to such a long history this was and is only possible due to the support and trust of you our customers a big thank you from my side for all your support. This is it from my side. Enjoy the event, take care, and most important, stay healthy. And I hope to meet you in person again, maybe in your country, maybe in Switzerland or somewhere else. Thank you and goodbye. Ringrazio Eric e colgo l'occasione per eh, salutarlo. Eric ci ha ricordato che quest'anno è un altro anno importante per Bernafon perché compiamo 75 anni, 75 anni di grandi successi audiologici e è un grande piacere poter celebrare un onore, poter celebrare eh, questo compleanno con un'innovazione così importante come quella di Bernafon Alfa. È quindi giunto il momento di entrare nel dettaglio di questo prodotto. Quindi, cercare di capire come è fatto Bernafon Alfa e come si può posizionare nel mercato e dare grande spinta al vostro business. Come prima cosa, lascio la parola al nostro direttore generale Alessandro Bondi, che ci introdurrà il concetto di Alfa e cosa può rappresentare per il nostro mercato. Quindi, passo la parola a te, Alessandro. Grazie, Roberto. Buongiorno a tutti. È molto bello che ci ritroviamo così online, di solito siamo più abituati a fare delle bellissime presentazioni in qualche località magari eh, europea, ma purtroppo, visto i tempi che corrono, siamo obbligati a fare queste dirette e questi lanci in via telematica. E come avete sentito dal nostro presidente Bernafon Eric Sparra, Bernafon ha una lunga storia, una storia che dura 75 anni, una storia di successo. Quello che è evidente però è che gli ultimi cinque anni per Bernafon hanno rappresentato un grosso investimento in termini di innovazione e di introduzione di nuove soluzioni audiologiche. Se voi pensate alla curva, al life cycle di un prodotto, voi sapete che ci sono quattro fasi, c'è cioè la fase di introduzione, la fase di crescita, la fase di maturità di un prodotto e la fase di declino del prodotto. E Bernafon oggi si trova con un portafoglio prodotti che è tutto in fase o di introduzione, di lancio, o in fase di crescita. Quindi abbiamo rivoluzionato in cinque anni il nostro portafoglio prodotti fornendo soluzioni sempre più innovative. Qual è la migliore medicina in un periodo come questo, un periodo di crisi? Ne esiste una che noi abbiamo, si chiama innovazione, cioè la possibilità di proporre ai nostri clienti qualcosa di nuovo, qualcosa che cambi le loro abitudini e che migliori la loro qualità di vita. Solitamente quando si parla di innovazione, lo sapete, l'innovazione parte sempre dalle fasce più alte di mercato, del caso anche di Bernafon Alpha. Bernafon Alpha sarà disponibile, lo vedrete fra poco, nei price point 975. Molti di voi pensano che questa sia una nicchia di mercato, ma non è così. In Italia 54 pezzi su 100 che vengono venduti fanno parte della fascia 975. E ormai, come sapete tutti, la maggior parte di questi apparecchi sono apparecchi ricaricabili. Il mio intervento è molto breve, ma si chiude su una cosa molto facile da capire. Avete provato il resto? Adesso avete la possibilità di provare il meglio. E ricordatevi, nessuno di noi ha il diritto o la possibilità di proporre a qualcuno per la sua salute una soluzione non d'avanguardia e non deve mai pensare al prezzo, perché il prezzo lo decide il paziente in funzione del beneficio che ha e credo che con Alfa potrà avere dei benefici incredibili. Grazie a tutti e adesso vi lascio nella prosecuzione di questa presentazione in cui scoprirete tutti i segreti di Alfa. Grazie mille Alessandro. Lo spunto importante della tua presentazione è che Alfa può giocare un ruolo fondamentale all'interno del mercato italiano. È giunto il momento di addentrarci in quelle che sono le caratteristiche audiologiche e tecnologiche del prodotto. Eh, in questo compito mi aiuteranno i miei colleghi della formazione e... Passo la parola adesso a Massimiliano Dotti, responsabile della formazione scientifica, che ci inquadrerà da un punto di vista audiologico cosa significa Berna Alpha. Quindi a te, Massimiliano. Grazie mille Roberto per, per la parola. Cerchiamo di proviamo a inquadrare quella che è la motivazione audiologica, che ci ha spinto a poter pensare a questa nuova introduzione. E per fare questo, direi di partire da una domanda. Perché è necessario introdurre un nuovo scenario audiologico? La tecnologia odierna ha dei margini di miglioramento o siamo arrivati alla saturazione per quanto riguarda la tecnologia all'interno dei dispositivi acustici? È ovviamente una domanda abbastanza articolata e che come dire, ci porta a dover fare necessariamente un ragionamento su quelli che sono i parametri in gioco nel nostro, nel nostro mondo. Lo facciamo fondamentalmente provando ad analizzare uno scenario che ha tre attori principali. Quindi proviamo a cercare di catalogare e di elencare quelli che sono gli elementi che in qualche modo rendono il nostro mondo, la gestione del mondo sonoro, molto complesso. E non possiamo che partire da quello che è il macrosistema, ovvero il paesaggio sonoro, quello che inevitabilmente è molto dinamico e che cambia e nel quale tutti noi siamo immersi. All'interno di questi c'è una variabile, che è l'intenzione uditiva, cioè la preferenza sonora di, individuale di ciascuno di noi, che è elemento determinante nella gestione di questo paesaggio. Ultimo ma non ultimo, ovviamente, la gestione dei parametri acustici di un altro elemento fondamentale, che ovviamente rappresentano i dispositivi acustici che abbiamo a disposizione. Proviamo quindi a eh, vedere nel dettaglio i tre attori di questo scenario così complesso. Il paesaggio sonoro... Nella vita reale l'ascolto si presenta sicuramente molto articolato, soprattutto perché variabile e molto dinamico è l'ambiente in cui ci troviamo eh, immersi. Nel, verso la fine degli anni 70 il musicista canadese Raymond Schaeffer ha provato a, in qualche modo a dare una sorta di definizione di paesaggio sonoro, andando a identificare tre elementi distintivi, tre tipologie di suoni. Le toniche, che rappresentano i suoni tipici della natura, il mare, l'acqua, il vento ha identificato i cosiddetti segnali che rappresentano i suoni in primo piano, suoni che fanno parte della nostra vita quotidiana, le sirene, un fischio, tutto quello che caratterizza la nostra vita quotidiana. E un concetto molto interessante è quello delle impronte sonore, quello che caratterizza una certa area, i suoni che caratterizzano una certa area. Schaffer addirittura ha addirittura detto che tutte le volte che un'impronta sonora viene identificata andrebbe salvata perché è caratteristica di una certa comunità che vive in un, certo, in un certo ambito. Al di là di tutto questo concetto un po' filosofico, il paesaggio sonoro è sicuramente una variabile determinante all'interno del nostro mondo. Noi abbiamo bisogno necessariamente di un'automazione, di una tecnologia che sia in grado di garantire alla, alle preferenze sonore individuali di emergere. Abbiamo bisogno di qualcosa che preservi queste eh, preferenze sonore individuali. Perché indipendentemente da tutto quello che possiamo dire, la domanda nella gestione del panorama sonoro è sempre la stessa. Cosa dobbiamo amplificare e cosa dobbiamo attenuare? Questa è la risorsa principale e il punto su cui ci dobbiamo focalizzare. Abbiamo necessità di andare a preservare quelli che sono gli indizi vocali di ciascuno di noi e, gli e le preferenze sonore, ma lo dobbiamo fare appunto garantendo proprio un accesso alla... Gestione di quelle che sono le decisioni singole di ogni, di ogni persona. Faccio un esempio: se ci troviamo ad una scena, probabilmente c'è chi vorrà ascoltare gli altri, appunto, partecipanti alla scena, c'è chi invece vorrà garantirsi l'ascolto della musica di sottofondo. Le intenzioni e le preferenze sonore garantiscono e gestiscono quella che noi intendiamo come intenzione uditiva. Ultimo ma non ultimo i parametri acustici introdotti dall'apparecchio acustico, che sono sempre più complicati, che sono sempre eh, più difficili da gestire o comunque che devono essere integrati all'interno di questo mondo. Noi abbiamo la necessità di combinare questi tre elementi. Se riprendiamo la nostra domanda di partenza, perché introdurre un nuovo scenario audiologico? Ecco la risposta. Lo facciamo perché abbiamo bisogno di un'automazione che sia in grado di liberare le capacità di ascolto individuali. Abbiamo bisogno di una tecnologia che permetta alle persone che portano, quindi ai portatori di apparecchi acustici, di non concentrarsi sulle impostazioni dell'apparecchio, ma semplicemente sul desiderio di ascolto. Questo è il punto nevralgico e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di introdurre Alfa. Alfa è caratterizzato dalla cosiddetta hybrid technology, una tecnologia che va assolutamente a ridurre tutti quei compromessi introdotti dagli apparecchi tradizionali, grazie ad un sistema di apprendimento profondo. Che cosa significa questo? Che necessariamente dobbiamo fare una scelta fra comprensione del parlato e comfort. Hybrid technology ci permette di vincere questo compromesso e di superarlo. Lo fa grazie appunto alla gestione combinata di questi due aspetti e lo fa grazie soprattutto ad una doppia modalità di elaborazione del segnale. Gli apparecchi acustici tradizionali scelgono sempre che tipologia di segnale andare ad analizzare, se quelli variabili nel tempo o quelli con un'espansione frequenziale maggiore. Con hybrid technology siamo in grado assolutamente di andare a vincere questo compromesso. Questo è il cuore tecnologico di Alfa e sono sicuro che Roberto adesso lo spiegherà molto più nel dettaglio. Grazie mille Massimiliano, dalla tua presentazione si evince che l'ascolto è qualcosa di veramente complesso, non solo per il panorama sonoro, quindi gli ambienti acustici in cui il paziente vive, ma anche per le caratteristiche univoche del paziente e quelle che sono le sue esigenze. E non bisogna però trascurare, come hai detto giustamente, tutti quelli che sono i parametri intrinseci dell'apparecchio acustico, quindi eh, come funziona eh, l'apparecchio. I Sistemi tradizionali spesso non sono in grado di far fronte a questa complessità ed è quindi necessario un importante passo in avanti. Bernafon lo fa tramite questa nuova tecnologia che si chiama Hybrid Technology. Hybrid Technology è un sistema unico ed innovativo di Bernafon Alpha. È l'accorpamento di due sistemi diversi, quindi due sistemi diversi di elaborazione del segnale che concorrono ad ottenere una scena sonora estremamente confortevole e naturale, senza tralasciare quella che è la comprensione vocale. La sfida di un apparecchio acustico tradizionale nel mondo sonoro può essere estremamente difficile e spesso l'apparecchio acustico tradizionale deve scendere ad un compromesso. Noi non vogliamo che Alfa faccia ciò. E quindi laddove un sistema di funzionamento non è in grado di dare la migliore risposta, ecco che interviene l'altro sistema o l'interazione dei due sistemi a garantire un ascolto ottimale. Hybrid Technology è caratterizzato da quattro elementi che lavorano in completa sinergia. Ognuno di questi quattro elementi è caratterizzato quindi da un sistema ibrido. Due funzioni che lavorano per un unico scopo, quello di ottimizzare l'ascolto. Quando si deve affrontare un ambiente acustico sicuramente bisogna andare a gestire i rumori ed ecco che interviene Hybrid Noise Management, un sistema innovativo di direzionalità e di gestione del rumore che lavorano assieme per andare ad isolare i rumori ed avere in uscita quindi un rapporto segnale-rumore estremamente pulito. Questi sistemi lavorano ad alta fedeltà e grazie ad un, ad un innovativo sistema di autoapprendimento sono in grado di identificare in maniera molto precisa ciò che è voce e ciò che è rumore. Ed è per questo che questi sistemi sono in grado di dare sempre il massimo comfort d'ascolto in ogni situazione, dagli ambienti semplici agli ambienti complessi. E questo sistema interviene solo e quando è necessario. Una volta che abbiamo quindi condizionato il segnale eh, gestendo la componente rumorosa, dobbiamo andare a lavorare su quella che è l'intenzione uditiva del paziente. Ed è per questo che è stato introdotto Hybrid Balancing, quindi un sistema di personalizzazione caratterizzato da due funzioni, una che tende a potenziare la voce e l'altra che tende a ridurre il rumore. Deve trovare quindi l'hybrid balancing il giusto equilibrio, come dice il nome, il giusto bilanciamento tra quella che è l'udibilità della voce e la riduzione del rumore, per andare incontro a quelle che sono le caratteristiche specifiche del nostro paziente. A questo punto il segnale è pronto per essere amplificato. E qua l'innovazione nell'innovazione. Un sistema estremamente unico ed innovativo che combina due sistemi completamente diversi di amplificazione del segnale. Uno che va ad analizzare in maniera molto precisa solo la componente rumorosa e farà sì che l'amplificazione dei rumori non vada ad impattare sull'udibilità della voce. Un altro sistema che invece lavora solo sulla componente vocale per garantire sempre e comunque la massima udibilità senza alcun tipo di interruzione. Ed infine non ci dobbiamo scordare di tutti quelli che sono i parametri acustici, e qua interviene l'hybrid feedback counselor con un sistema di gestione e prevenzione del feedback che permettono all'audioprotesista di avere sempre la massima eh, ventilazione senza perdere in termini di udibilità e di qualità sonora. Questi sistemi poi lavorano in maniera, come ho detto, sinergica, si autoalimentano l'un con l'altro. Il risultato è che in uscita dall'apparecchio acustico ci sarà un segnale estremamente ricco di rapporto segnale rumore, quindi dove la voce emergerà e il rumore verrà controllato in base alle caratteristiche uniche del nostro paziente. Hybrid Technology quindi è in grado di rispondere alle necessità e alle esigenze di ascolto naturale dei nostri pazienti, soprattutto di coloro che hanno bisogno di maggiore attenuazione di rumore. Inoltre, Hybrid Technology permette ai pazienti di avere tutti i dettagli sonori della voce con il massimo comfort, quindi completa udibilità della voce senza intrusione della componente rumorosa. Ed infine, ma non ultimo per importanza, Hybrid Technology permette agli audioprotesisti di avere il pieno controllo del fitting. Avere il pieno controllo del fitting vuol dire garantire al paziente sempre la corretta udibilità della voce, per avere quindi la massima discriminazione vocale. Avere controllo del fitting vuol dire anche poter essere sicuri che i sistemi di gestione del rumore intervengano quando necessario e secondo le specifiche del nostro paziente, per un ascolto estremamente confortevole e naturale. Questo è BernaFon Alpha, un sistema ibrido che combina quindi due approcci completamente diversi, che hanno l'obiettivo di superare tutti i limiti della tecnologia tradizionale. Bernafon Alfa, però non è solo questo, è molto di più. Passo quindi la parola ad Andrea che ci farà vedere tutti quelli che sono gli highlights di Bernafon Alfa. Grazie mille Roberto. Quindi, in questa prima parte, grazie alle presentazioni di Massimiliano e Roberto, siamo stati in grado di percepire quella che è la rivoluzione audiologica di Alfa e della sua Hybrid Technology. Ma soprattutto di quelli che sono i benefici che possiamo adesso garantire a tutti i nostri pazienti. Vediamo invece adesso quelli che sono gli aspetti pratici e quindi gli highlights di Bernafon Alpha. Bernafon Alpha è disponibile nel modello mini rite ricaricabile, quindi con batteria agli ioni di litio, una soluzione che in realtà conosciamo già e abbiamo già introdotto con Byron, di sicura affidabilità e molto apprezzata sul mercato. Le prestazioni della batteria ci permettono un utilizzo di 24 ore, compreso lo streaming, con sole 3 ore di ricarica. Inoltre, con soli 30 minuti di carica aggiuntiva, siamo in grado di ottenere 6 ore di funzionamento. Questo significa che se uno dei nostri pazienti, magari durante la notte, si scorda di caricare la batteria, durante la colazione, la mattina, in soli 30 minuti, può andare avanti più per più di mezza giornata. Per poi garantire continuità di soluzione rispetto alla soluzione precedente Viron, utilizzeremo lo stesso caricatore. In termini invece di fitting, la grande rivoluzione si chiama Open Bus Dome, il nuovo Open DOM creato ad hoc per il nuovo apparecchio acustico, che ne migliora le prestazioni sia in termini di comfort ma anche in termini ovviamente acustici. La ventilazione è sempre di 4,5-5 mm, ma il vantaggio è che questa nuova disposizione dei fori di ventilazione nel DOM ci garantisce sicuramente più comfort. Questo perché inserendo il DOM all'interno del condotto uditivo è molto meno probabile che questi fori di ventilazione possano occludersi a contatto, appunto con il condotto, quindi una ventilazione di 5 mm garantita. Inoltre per la morfologia di questo nuovo DOM siamo anche in grado di mantenere all'interno del condotto uditivo molte più frequenze. Questo si traduce in 6 decibel di guadagno aggiuntivo alle basse frequenze quando siamo in streaming, ma soprattutto tra 2 e 5 decibel di guadagno aggiuntivo durante l'ascolto nelle frequenze principali per il parlato. Quindi, stesso comfort dell'Open Dome, ma prestazioni acustiche molto più elevate. Ma la rivoluzione alfa non si ferma qui, anche la connettività è stata fortemente rivoluzionata. Chiaramente garantiamo continuità di utilizzo con tutti gli accessori e tutte le opzioni di connettività che avevamo già nella precedente famiglia, ma ad adesso Bernaphone Alpha sarà anche compatibile direttamente con i telefoni Android. Quindi sarà possibile anche per gli utenti con telefoni Android gestire direttamente le telefonate nei loro apparecchi acustici. Chiaramente abbiamo bisogno di alcuni requisiti che sono in particolare un sistema operativo Android 10 e un protocollo dedicato denominato protocollo Asha. Questo sicuramente dovrà essere verificato dal paziente nel momento che va ad acquistare un nuovo smartphone. Quindi per farla breve, adesso abbiamo lo stesso tipo di comunicazione diretta sia con Android che con iPhone. Questo però significa che se dobbiamo, come dire, telefonare completamente a mani libere avremo ancora bisogno della SoundClip. Il collegamento tra il nostro apparecchio acustico e il, lo smartphone Android viene effettuato tramite l'applicazione EasyControl A, che nell'ultima versione ha una funzione aggiuntiva, l'equalizzatore dello streaming. L'equalizzatore dello streaming viene inserito per permettere ai nostri utenti di personalizzare ancora di più la loro esperienza d'ascolto potranno intervenire su tre bande frequenziali, basse frequenze, medie frequenze e frequenze acute, tutte le volte che staranno ricevendo una chiamata, staranno ascoltando magari Spotify direttamente nei propri apparecchi acustici o staranno sentendo il segnale magari audio proveniente dalla televisione. Infine, per permettere ai nostri pazienti di rimanere ancora più in contatto con voi audioprotesisti, ma soprattutto per guardare a quello che può essere anche il futuro del nostro settore, Bernafon lancia il remote fitting e quindi la possibilità di regolare gli apparecchi acustici da remoto. Questa novità non riguarda solamente Alfa, ma riguarda tutti i nostri prodotti dotati di tecnologia Bluetooth a 2-4 GHz, quindi Zerena, Viron e chiaramente Alfa. Che cosa significa? Che il paziente direttamente da casa si potrà interfacciare tramite un'applicazione dedicata all'audioprotesista che si interfaccerà con il paziente tramite il software Oasis Next. Quali sono i vantaggi? Sicuramente risolvere problematiche importanti di tempo e spazio, per voi ad protesisti una maggiore flessibilità nella gestione del vostro lavoro, ma sicuramente, come abbiamo già detto, possiamo pensare anche al futuro di questo settore. Bernafon Alpha nasce su tre price point differenti, 9, 7 e 5, corrispettivamente 24, 20 e 18 canali di regolazione. Questo significa che potrete essere ancora più precisi nell'andare a gestire le regolazioni fini anche in termini di amplificazioni. Le differenze principali tra questi tre price point è chiaramente la possibilità di andare a personalizzare tutte le funzionalità dell'hybrid technology. In più, proprio per venirvi incontro nella gestione di questa nuova tecnologia, abbiamo anche inserito per la prima volta all'interno del nostro software un questionario sonoro da somministrare ai nostri pazienti che ci permetterà e quindi vi permetterà di gestire con più serenità e con più tranquillità tutte quelle che sono le nostre nuove tecnologie. Il mercato in questo momento ci sta chiedendo una connettività di ultima generazione, una soluzione ricaricabile affidabile e la possibilità di adattare gli apparecchi acustici da remoto. Chiaramente tutto questo con un forte contributo audiologico. Tutto questo è presente in Vernafon Alpha. Roberto, ti restituisco la linea. Grazie mille Andrea, come avete visto tantissime novità, non solo dal punto di vista audiologico, ma anche dal punto di vista sicuramente dei servizi che potete erogare ai vostri pazienti tramite il servizio di remote fitting, che potrebbe essere estremamente utile in un momento come questo, poter dare supporto a distanza a tutti i vostri pazienti. Ma non solo, anche la possibilità per i vostri pazienti di collegarsi direttamente ai sistemi Android e avere quindi un ascolto sicuramente più gradevole in tantissime nuove situazioni. Bernafon Alpha però non è solo questo, è molto, molto di più. L'ha già introdotto Alessandro nella sua presentazione. Rappresenta Bernafon Alpha una grande opportunità per il vostro business. Ed è per questo che adesso invito Silvana, brand manager di Bernafon, ad inquadrare Bernafon Alpha all'interno del mercato italiano. Prego Silvana. Grazie Roberto e ben trovati. Avete appena conosciuto parte dello straordinario mondo di Alfa che presentiamo oggi sul mercato, un prodotto estremamente innovativo di Bernafon, che è un brand in continua evoluzione tecnologica da ben 75 anni. Sono 75 anni di comprovata esperienza in campo audiologico e di continuo investimento in ricerca e sviluppo che rendono possibile oggi avere un portfolio prodotti leader di mercato. Una innovazione che parte da lontano, ma che negli ultimi cinque anni ha avuto un'accelerazione tale da proporre ogni volta un prodotto con una tecnologia che lo rende non più paragonabile al precedente. Sono molto orgogliosa di essere parte di questo viaggio, questo viaggio che ha a cuore le persone con difficoltà uditive, per far sì che esse possano godere appieno di tutti gli ambienti sonori. Fino al 2016 i nostri prodotti avevano la tecnologia Audio Efficiency, un sofisticato sistema di elaborazione del suono adattivo. Dal 2017 il vero e proprio salto qualitativo audiologico con Zerena, che ha reso possibile l'abbandono della classificazione ambientale. Nel 2019 con Vyron e con tutto lo sviluppo del DEX per avere il suono in tempo reale. E oggi siamo qui, fieri tutti insieme, a presentarvi Alfa, il nuovo apparecchio acustico del mercato con Hybrid Technology, per il miglior suono senza compromessi. Eccolo qui, il modello più venduto di Bernafon, l'Alfa Minerite, che qui vedete nel nuovo ehm, colore disponibile Blu Notte, oltre ad avere altri 10 colori tra cui poter scegliere. Ricordiamo alcuni punti fondamentali di questa novità. Quindi Alfa, il suo cuore biologico è l'hybrid technology che vi è stata spiegata molto bene dai miei colleghi prima di me. Connettività diretta con tutti i dispositivi iOS ed Android, il remote fitting è un prodotto ricaricabile e in più c'è la disponibilità della nuova cupolina OpenBus di cui ha parlato Andrea prima. Il prodotto Alfa è disponibile in tre price point, nelle categorie premium, avanzata e standard, quindi Alfa 9, Alfa 7 e Alfa 5. Si potrebbe pensare a una nicchia di mercato, eppure non è così, perché i dati del mercato italiano del 2020 mostrano proprio come le categorie premium, avanzata e standard hanno totalizzato il 54% del totale di apparecchi acustici venduti. Non solo: il best seller, cioè la categoria che ha venduto in assoluto più numeri, è stata la categoria standard. Il ricaricabile si attesta sul 76% di tutti i rite venduti nelle tre categorie che ho citato prima e come possiamo vedere Alfa si incastona proprio in questa fascia. Alfa quindi rappresenta la miglior soluzione audiologica al miglior rapporto qualità-prezzo. Certamente questo tipo di prodotto ha bisogno di una valorizzazione e di attenzione particolari. Bisogna avere degli strumenti, quali ve ne parlerà a breve Ruggero. Ripasso intanto la linea a Roberto. Grazie Silvana. Dato fondamentale che emerge dalla presentazione di Silvana è che alfa rappresenta il prodotto che il mercato cerca. Come avete visto la più grande fetta di mercato va proprio a ricadere in quello che è il segmento in cui alfa viene proposto. Però non basta tutto ciò. Bisogna essere in grado di attirare all'interno del centro i pazienti ed è per questo che la comunicazione è fondamentale. In un anno difficile come questo abbiamo imparato che comunicare, comunicare bene e sfruttare dei nuovi canali di comunicazione è fondamentale. Ed è per questo che chiedo a Ruggero Tognutti, responsabile del marketing di Bernafon, di inquadrare dal punto di vista del marketing agonistico Bernafon Alfa. Prego Ruggero. Grazie Roberto della, della linea e grazie a tutti quanti voi. Eh, ci fa estremamente piacere avervi nostri ospiti di questo incontro straordinario, così numerosi. È eh, un incontro dove abbiamo già sentito parlare di questa eh, straordinaria innovazione. Siamo proiettati al futuro, è uno slancio verso una rinascita. Vogliamo metterci tutti quanti insieme alle spalle eh, il 2020, che è stato, lo sappiamo tutti, un anno molto complicato. Eh, la nuova piattaforma, la nuova soluzione Alfa ci dà un grande aiuto in questo. Eh, adesso vedremo quelli che sono. Le modalità, i consigli, le indicazioni che secondo noi sono più appropriate per diffondere questa informazione eh, straordinaria anche nel nostro mercato, nel mercato italiano. Partiamo dal nome perché si chiama Alfa? Alfa lo sappiamo, è la prima lettera dell'alfabeto greco. Alfa è il numero uno, abbiamo la soluzione numero uno sul mercato perché siamo i primi ad avere una soluzione hybrid technology. Nessun'altra azienda ha questa. Questo vuol dire questo vantaggio competitivo e l'esortazione, l'incoraggiamento che vogliamo dare oggi è di utilizzarlo perché questo comporta un vantaggio competitivo straordinario. Faccio un parallelo sportivo, è come se noi dovessimo fare una corsa dei 100 metri e la nostra linea di start è più avanti di 40 metri rispetto agli altri. Cosa abbiamo fatto per studiare meglio come proporre la piattaforma alfa? Abbiamo fatto i compiti, ci siamo documentati, abbiamo visto quelle che sono le informazioni reperibili sul mercato, sia in Italia, informazioni di ricerche prodotte in Europa e anche dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. E questo ci ha consentito di poter condividere con voi tutta una serie di novità oggi, ma anche di avere indietro delle conferme che già conoscevamo, già sapevamo. La cosa importante su cui fare riferimento e riflettere tutti quanti insieme è cosa chiede il paziente quando decide di eh, scegliere una soluzione audiologica. Fondamentalmente sono tre gli aspetti da mettere sotto la nostra lente. Il cliente paziente utente chiede una soluzione semplice da usare, facile. Mi viene in mente pensando ad Alfa, alla soluzione ricaricabile. Quindi inserisco gli apparecchi nel caricatore e li posso usare tranquillamente tutto il giorno. L'apparecchio deve essere anche estetico, deve avere un, diciamo, un look eh, accattivante e poi ovviamente deve avere all'interno un contenuto di avanguardia tecnologica. Abbiamo detto poco fa siamo il numero uno, siamo più avanti rispetto ai competitor. Quindi siamo assolutamente in linea con quello che il mercato o meglio il cliente o paziente chiede a noi produttori e a voi, come dire applicatori eh, di queste soluzioni. Bernafon quindi ha dentro di sé con la piattaforma Alfa unicità che assicura e ci assicura il futuro per eh, tanti anni di fronte a noi. E questo abbiamo, come dire, noi il piacere e speriamo anche insieme a voi eh, di cavalcare questa onda di successo nei prossimi, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Per eh, incentivare eh, le vendite e come dire, la conoscenza eh, di alfa lo possiamo fare in due modi: semplicemente: lo sappiamo, possiamo o allargare la base dei nostri Clienti, quindi questo vuol dire cercare nuovi clienti, nuovi utenti, come diciamo nel nostro settore, oppure proporre la soluzione a chi già è utente, è già utilizzatore. Quali sono i, diciamo, i vantaggi e i svantaggi e quali sono i timing corretti per, per rivolgersi a questi due target fondamentali? Il primo utente. Lo possiamo inquadrare con tre caratteristiche. Normalmente è resistente all'acquisto. Sappiamo che un primo utente impiega mediamente circa 5 anni da quando capisce di avere una difficoltà a quando poi effettivamente sceglie la soluzione ideologica. E prediligono sostanzialmente le soluzioni invisibili. L'utente esperto è eh, invece una persona che ha maggiore consapevolezza dal punto di vista ideologico e apprezza sicuramente i miglioramenti passi in avanti che l'audiologia offre oggi al nostro settore. Voglio dire, è abbastanza scontato pensare che se io eh, facessi provare la, la soluzione alfa a un, un nuovo utente, eh, beh, lui potrebbe pensare che tutti gli apparecchi funzionano in quel modo, ma sappiamo tutti quanti noi che non è così. Alfa è la migliore soluzione audiologica oggi a nostra disposizione. Quindi viene abbastanza eh, poi eh, facile ragionare su un altro aspetto che dalle notizie che ci siamo portate a casa, circa il 40% delle vendite totali che vengono fatte in un centro acustico sono rappresentate da clienti, utenti già di soluzioni audiologiche, già portatori di, di apparecchi. Quindi questo è un altro messaggio forte che, eh, che vogliamo eh, presentare e, e che quindi ci spinge a fare un ragionamento anche... Eh, mh, spicciolo nel senso dal punto di vista economico eh, quanto costa allargare eh, la base dei clienti quindi quanto costa acquisire un nuovo cliente dagli studi fatti recentemente dalla Harvard Business School il costo è di 6-7 volte più alto rispetto a quello che eh, abbiamo quando parliamo a una persona che già è utilizzatore del prodotto quindi già utente di apparecchi vedete si capisce abbastanza bene che questo discorso fila e eh, Abbiamo un prodotto straordinario, una piattaforma che è disponibile già da oggi su tre price point che parla la stessa lingua della persona che ha bisogno di una soluzione straordinaria e innovativa. Siamo proiettati nel futuro, cambiamo il modo di sentire delle persone grazie ad Alfa. Quindi la nostra indicazione del nostro gruppo di, di marketing è quello di andare verso l'aumento della fidelizzazione dei clienti. Come lo possiamo fare? Lo vedremo fra qualche minuto insieme a Silvia, ma sicuramente ricordo tutti quelli che sono i touch point di comunicazione importanti da uh, mettere sotto la nostra lente di ingrandimento. Quindi comunichiamolo subito ai clienti, sicuramente ciascuno di voi avrà una quota parte di clienti già utenti che possono beneficiare della nuova soluzione. L'allestimento nel centro acustico con i materiali che adesso vedrete che ricordano di questa straordinaria novità alfa condividere con tutti quanti il vostro personale, il vostro staff, parlare tutti quanti la stessa lingua, una lingua di innovazione, di futuro e di successo. E ovviamente, ancora una volta, ricordiamoci che il 2020 ci ha mostrato come dire, una linea di comunicazione che in parte già conoscevamo, ma è entrata veramente come dire, a gamba tesa sul, sul mondo eh, del marketing, cioè il mondo social, l'attività che possiamo fare dal remoto e Alfa è sicuramente in linea con questa soluzione visto le performance che ha nel suo interno. Quindi questi sono i messaggi che vogliamo dare dal punto di vista delle indicazioni di come comunicare al meglio questa soluzione vincente. Noi abbiamo terminato questa breve e piacevole chiacchierata, lascio la linea a questo punto a Roberto e lo ringrazio di avermi eh, concessa prima e ci salutiamo più tardi. Grazie Ruggero Abbiamo visto quella che è la grande importanza del marketing agonistico, un sistema quindi di comunicazione che è in grado di generare traffico nel centro. È quindi il momento di entrare un po' più nel dettaglio di quelle che sono le opportunità che avete da oggi in termini di comunicazione. Cedo quindi la parola a Silvia, Marketing Specialist. Prego, Silvia. Grazie, Roberto, per avermi dato la parola. Prima di andare a vedere nel dettaglio quali sono tutti i materiali a supporto per voi odioprotesisti all'interno del vostro centro, mi vorrei soffermare su una parola molto importante. Opportunità. Questo prodotto Alfa è un'opportunità per voi adioprotesisti, perché avete la possibilità di andare a lavorare con un prodotto unico nel settore dotato dell'hybrid technology. Oltre ad essere una grande opportunità per voi adoprotesisti, è anche un'opportunità per i vostri pazienti, i già portatori perché hanno finalmente modo di capire cosa significa cambiare il loro modo di sentire. A chi ci rivolgiamo? Ricordiamoci che tutti i materiali che avrete a disposizione sono concentrati sui tre pilastri fondamentali, il vostro centro acustico, quindi il vostro negozio, il paziente e l'audioprotesista. Vediamo adesso in dettaglio tutti i materiali disponibili già da domani e specialmente come poterli posizionare nel vostro centro acustico. E' anche fondamentale capire il perché è importante cambiare il layout e l'allestimento del vostro centro. Pensate ad esempio quando passate di fronte a un negozio. Se ha la stessa vetrina per mesi, dopo un po' non ci fate nemmeno più caso. Se salto realmente la vetrina viene cambiata, sicuramente attirerà la vostra attenzione. Bene, questo dovete fare anche voi con il vostro centro. Avrete a disposizione meravigliosi materiali, vediamoli adesso in dettaglio. Un meraviglioso porta-brochure M65 destinato al flyer solo per il paziente. Due poster da appendere nel vostro centro. Uno più istituzionale, dove vengono elencati i benefici dell'hybrid technology, e un altro più comunicativo, dove vengono elencati i quattro benefici di Alfa. Non dimentichiamoci del meraviglioso display da banco, questo materiale innovativo, eh, creato prevalentemente per dare risalto all'apparecchio acustico ricaricabile, quindi alla stazione ricaricabile. Inoltre avrete a disposizione il Totem, un meraviglioso Totem fronte e retro da poter posizionare all'interno del vostro centro o in vetrina. Per il paziente abbiamo a disposizione il um, classico Flyer M65, ricordo che è approvato dal Ministero della Salute. Questo Flyer permette di spiegare quali sono i benefici di questo nuovo prodotto in maniera molto semplice e chiara per i vostri pazienti. Voi, Adeoprotesisti, avrete a disposizione la brochure del prodotto. Dove ci sono in dettaglio tutte le caratteristiche e i benefici di Alfa. Oltre alla brochure avrete a disposizione anche la panoramica prodotti e le schede tecniche, dove si va più in profondità sulle caratteristiche del prodotto. Novità di quest'anno: Remote Fitting. Abbiamo visto sulla nostra pelle, in questo anno 2020 di, di lockdown, quanto sia importante poter lavorare da remoto, specialmente anche con internet. Quindi è importante avere finalmente questo servizio per i vostri clienti. Per questo, avete a disposizione una brochure per voi, adiprotesisti, dedicata al servizio Remote Fitting e un flyer dedicato ai vostri pazienti, dove vengono spiegati tutti i passaggi di questo servizio. Un'altra novità incredibile con Alfa è il nuovo packaging. Riceverete già da domani una nuova confezione dedicata agli apparecchi acustici Alfa. All'interno della confezione troverete gli accessori per la pulizia e le istruzioni di uso. Come diceva Ruggero, l'importante è comunicare ai vostri pazienti che c'è in arrivo una novità. In che modo lo facciamo? Noi abbiamo lavorato tanto per creare una comunicazione eh, innovativa, per far sì che i vostri pazienti possano essere in grado di captare subito che c'è una novità all'interno del vostro centro. Abbiamo creato un mailing. Un mailing fronte e retro dove vengono richiamati le principali caratteristiche di Alfa e tutti i benefici. Oltre alla comunicazione nel mailing, abbiamo creato due annunci stampa che possono essere personalizzati in vari formati. Mi preme assolutamente ricordarvi l'importanza del digital marketing. Noi come Bernafon siamo un'azienda a 360 gradi che vi supporta in tutte le fasi di comunicazione. Oltre alla comunicazione offline, con i mailing e gli annunci stampa, eh, ci piace ricordare che noi siamo a supporto vostro per tutta la parte anche digital. Come dicevo prima, abbiamo capito quest'anno l'importanza di essere su internet e, specialmente, di farci conoscere su internet. Pertanto, mi preme ricordare che noi siamo un'azienda che vi supporta nei siti internet, nelle pagine Facebook e nelle parti di sponsorizzazione per cercare di generare più traffico all'interno del vostro centro. Concludo soffermandomi sull'importanza di comunicare alfa. Perché è importante comunicarlo? È importante perché vi dà modo di essere un centro rivoluzionario con tutti i materiali a disposizione che da domani potrete ordinare. Vi dà modo anche di poter lavorare con un prodotto innovativo e far sì che il vostro paziente possa capire che siete un centro rivoluzionario che state dietro alle esigenze del mercato e specialmente vi dà una grande opportunità di crescita. Passo la parola a Roberto, grazie. Grazie mille Silvia. Ci accingiamo ora alla chiusura di questo evento. Abbiamo visto che Bernafon Alpha è in grado di darci grandi vantaggi audiologici, quindi grandi benefici per il nostro paziente in termini di ascolto, in termini di partecipazione all'interno di tutti quelli che sono i panorami sonori che il paziente si trova a vivere quotidianamente. Però non solo, abbiamo ora tutta una serie di possibilità per coinvolgere i pazienti e i potenziali pazienti nel nostro centro. Abbiamo tutto quello che Ruggero ci ha presentato come marketing agonistico. Alfa, però, è molto di più: rappresenta una grande, anzi, grandissima opportunità per il vostro business. Eh, intanto io vi saluto, ringrazio tutti, ringrazio anche i miei colleghi che vedo già postati assieme ad Alessandro per il saluto finale e vi raggiungo. Grazie Roberto, con questo bellissimo quadro di famiglia Bernafon vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dato. Spero che abbiate trovato quest'ora interessante, piena di spunti, di informazioni e anche di tanta motivazione. Cosa ci portiamo a casa? Che da domani mattina per noi sarà molto facile e per voi soprattutto sarà molto facile vendere, perché ogni paziente che entrerà nel vostro centro acustico inizierete a vendere i prodotti in ordine alfabetico. E qual è il primo prodotto? Alpha. Ciao a tutti, Ciao. buona serata!